Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video regali e acquisti, sempre per mettermi un po' in pari rispetto alle cose che ho acquistato, che mi hanno regalato in questi 2 anni. La prima cosa, prima di iniziare il video, vi ricordo che se volete supportarmi potete sempre farlo con un pollice in su se vi piacciono i video acquisti, e poi c'è sempre la possibilità di iscriversi al canale, il testino lo trovate giù nell'info box. La prima cosa di cui voglio parlare è il regalo che mi ha fatto mio marito, aiuto, per il mio compleanno che è venuto da poco. Ne ho preso questo, che cos'è? E nient'altro che una ring light con... aspettate che pesa... con un treppiedi, non so se si vede, ok? Dove si può mettere anche il cellulare o la fotocamera. Desideravo una ring light o comunque una luce alternativa alle luci della specchiera che ho dietro di voi, perché vorrei poter fare video in posizioni differenti rispetto a questa standard, proprio banalmente, anche semplicemente ruotata, nel senso che io mi giro e voi siete da quest'altro lato, così vi faccio vedere un pochettino anche questo lato. Oppure qua ho il comò, è pure molto carino. Abbiamo fatto fare questa parete e quella alle mie spalle glitterata, non so quanto si veda ora con le luci del soffitto. Oppure ancora la testata del letto mi piace, o altri angoli della casa, tanto non ho difficoltà a mostrarvi nulla. Mi piacerebbe fare, non so, uno svuoto alla spesa. Sarà difficile anche perché tra un po' arriverà Diana e quindi non credo che ho tutto questo tempo, però mai dire mai, la ring light ce l'abbiamo. Poi, mamma, al supermercato sotto casa, no, non era al supermercato sotto casa, al 365, solo il 365, ho preso questo gel detergente rinfrescante della Clinians, gel della linea Hydra Plus per pelli normale o miste. Mi sta finendo il detergente e quindi ne ho approfittato, sono andata a fare la spesa e ne ho approfittato con succo di aloe vera, ottimo. Poi da Idea Bellezza qualche settimana fa ho preso, oh mamma, della Almares, un vitamina A più acido ialuronico, balsamo contorno occhi illuminante e rigenerante, 15 ml, mi sta finendo il mio balsamo, quindi il mio contorno occhi, quindi ne ho approfittato. Poi ho preso, era in offerta, della Pupa, un Lasting Color Gel smalto effetto vetro in colorazione 76, un bel colore mare. E infine dell'Astra le goccine asciuga smalto SOS Nail Care Express Dry Drops, asciuga lo smalto in 1-2 minuti, mi erano finite. È raro, non tutti i marchi hanno questo prodotto, quindi appena l'ho visto ne ho approfittato e l'ho subito comprato. Una mia ex vicina dell'appartamento vecchio, sono andata a trovarla sia per farle vedere il pancione, sia ovviamente era parecchio che non passavo per salutarla, e mi ha fatto un regalo per la bambina e un regalo per me. Per me dall'antica sartoria, vi lascio le indicazioni giù nell'info box, è una sartoria di Positano che l'anno scorso, 2 anni fa, ora non mi ricordo, Lolla Miss Strawberry Fields ebbe a che ridire, e io appieno sposo la sua politica. È un marchio che ingiustamente produce vestiti soltanto per persone molto magre,
S, non va oltre la S, massimo M. Per alcune tipologie di abiti, io che sono, lo ero prima della gravidanza, una 46, avevano la mia taglia. Ma loro di politica come si dice? Non producono abiti di una certa taglia in poi, lo hanno proprio specificato, quindi non mi piace più tantissimo, però la signora non lo sapeva e mi ha preso questa bellissima sciarpa, tutta colorata, gigante, con... La devo mettere a lavare. L'immagine di Frida Kahlo, non so se si notano. Molto molto bella, eccola qua, non so se si vede, molto molto bella, ora la metterò a lavare e il prima possibile la sfrutterò. Oh mamma, ho le cose sotto la scrivania. Qualche settimana fa, questo è più recente, l'Eurospin, ho trovato questa confezione di spugne per il make-up, tre spugne per il make-up, una piccolina per il contorno occhi, una tagliata un po' più particolare e una classica ovetto sfondata dei fiori della Magnolia. Una mia vicina di casa mi ha regalato un ciuccio per Diana, supporta la respirazione del bambino, della Chicco, Fisioforma. Sono Chicco e Fisioforma. Adoro le cosine per la bambina. Poi del Ricordi d'Oriente, uno de parfum, Beau Shines, non so pronunciarlo. Già ne sto utilizzando uno di questo marchio. Mi sto un po' appassionando ai profumi, da quando non ne avevo neanche uno perché mi davano un po' fastidio e noia al naso. Ne ho già tre in funzione, questo è il quarto, ma mi sa che ce ne sta, sì, ancora un altro, eccolo qua. Sempre Ricordi d'Oriente, questo è sempre un eau de parfum nero, si chiama. Vabbè. Male non fa. Poi della Dermoattiva, una crema viso scrub alla bava di lumaca. Avrà dei granulini da provare. Poi ancora della Melissa Professional, Brush Cleanse detergente per i pennelli. Questo me l'ha preso mio marito prima di sposarci, mi ricordo. Dovevo andare a fare le unghie dall'estetista per il matrimonio e lo mandai di corsa a comprare l'acetone perché io non ne avevo più. La mia estetista, lei lavora in casa e di solito fa il gel, quindi non aveva nulla per togliermi lo smalto tradizionale. Io mi portai il mio smalto perché non volevo fare nessuna ricostruzione al matrimonio, non avevo nessunissima voglia. Ho optato per un colore rosa tranquillissimo perché giustamente volevo che l'attenzione non fosse sulle mie unghie ma sull'anello. Comunque, mandai mio marito a comprare il lavasmalto e se ne uscì anche con questo, quindi grazie tesorino, lo metteremo alla prova. Poi proseguiamo, un set di pennelli, questo me li ha presi mamma, non ricordo perché alcuni li ho, se li è tenuti lei, altri li ho dati forse mia sorella, non mi ricordo. Comunque, set di pennelli a manico corto, li voglio vedere perché poi li ho visti quando me li ha dati, ma non li ho più provati. Questo è a punta, belli morbidi, due fibre. Magari questo per il contouring, magari mettere il correttore forse un po' grande, boh, da vedere.
Poi che cosa abbiamo più? Ci sono un paio di pelucchi più alti, ma non si tirano, li vado a tagliare, va bene. Un flat buchi tagliato obliquo, contouring, blush da vedere. Poi ancora un flat buchi tagliato dritto, fondotinta, cipria, è bello morbido, non è molto consistente, quindi l'applicazione anche semplicemente del fondotinta è molto più leggero. Poi uno tondo, sempre da viso, piccolino, questi sono comodi in viaggio, magari blush, magari la cipria, anche per il contorno occhi, li devo lavare. Poi un altro tondo sempre tagliato obliquo per magari il fard, magari il contouring. Non ci sono neanche numerazioni, però sembrano morbidi. Poi ancora piccolo da occhi, un flat buchi da sfumatura tagliato flat, appunto per la sfumatura, per eventualmente il correttore nella parte di sotto, anche qua, che no, anche così, l'illuminante. Ritorna sotto. Ultimo, ma non per importanza, c'è sempre qualche pilucchio extra. Tondo, si è un po' sformato, lo devo rimettere in posa, magari per la sfumatura, sempre il contorno occhi, il fondo, il correttore, magari le lighting. Vabbè, ora li laverò e poi ne riparliamo molto volentieri. Poi continuando, della Green ZLA Organic Bamboo Cotton 20 pad. Questo me lo regalò mio marito. Lo vorrei aprire. Vediamo un po' se bello che sigillato. Sono i pad di cotone organico riutilizzabili per lo strucco, per pulire bene il viso. Poi della Essence, questo marchio faceva il rappresentante mia cognata, e comprai allora Must Have Edition by Essential Beauty Second Skin, un eyeshadow primer, quindi un primer per occhi. Poi acquistai il primer viso, vedo l'ora di iniziarlo a utilizzare. Dei profumi, ma forse questi li aveva presi Marco. Devo controllare, perché non mi ricordo aver scelto dei profumi. Vabbè. Questo è Parfum Fragrance 20%. Non c'è altra indicazione. No. Da quest'altro lato. Uguale. Non lo so. Controllerò e poi vi farò sapere. Ma non vedo l'ora di iniziare a utilizzare i primer, perché sono senza primer da non so quanto tempo. Per gli occhi sto utilizzando il fondotinta. Da poco ho messo in uso lo spray fissante della Essence, che mi sta piacendo molto, idratante, molto molto carino. E avevo proprio bisogno. Sinceramente lo sapevo che c'era, ma non sapevo in quale busta erano tutte queste belle cosine. Poi volato. C'è un po' di caos in questa della Kiko
compleanno dell'anno scorso, una mia cara amica che mi ha fatto anche da testimone mi ha preso della collezione Holiday Fable, non so pronunciarlo, un eyeshadow palette, quindi una palette di ombretti. La voglio far vedere perché mi ricordo che è molto bella. Sì, molto molto bella. Oppla. E dentro, a parte lo specchio, ma non mi vorrei accecare, questi sono i colori molto belli. Non vorrei accecare. Togliamo sto spillicchio. I colori sono molto belli. A parte questi due, vabbè, perché la collezione era natalizia, quindi pum, una botta di glitter. Questo mi piacerebbe molto provarlo sotto l'arcata, lo vedo proprio adatto. Poi c'è una serie di marroni sul rosato, un rosso, bellissimo questo bronzo aranciato, molto molto belli. Pure questo rosa malva molto carino, non vedo l'ora. E il pennellino non è niente male. Di solito mettono questi caspitelli, come li chiama Valentina, che non servono né a me e né a te. Invece, zitto zitto, voglio un attimo controllare, ma sì, la spugna in silicone mi sembra ottima. E questo pennellino non è niente male. Niente niente male. Ottimo, meno male, brava Kiko. Questa qua la metto in uso subito perché il color per l'arcata mi è da poco finito, quindi sono senza ed ero alla disperata ricerca tra le mie giacenze di un colore per l'arcata così, di questa tipologia, e non ce l'avevo. Stavo sempre, questa mia amica mi ha preso anche un rossetto Velvet Passion Matte Lipstick in colorazione 314, non so che colore sia, vorrei controllare. La confezione è questa qui. Ah, un bellissimo viola, non so se si vede, molto bello. Come profumano, fanno molto scena questi rossetti di Kiko, sono molto carini. Proseguendo, una confezione di dischetti puro cotone. A sapere che stavo qua, non me ne compravo un altro poco tempo fa. Vabbè, sorvoliamo. Poi, a te stesso, una collanina. Forse è uscito da un uovo di Pasqua dell'anno scorso, probabile. Sì, Caffarel, l'uovo di Pasqua. Però è carina. Molto carina, in un ciondolo in vetro con finto caucciù, credo. Ciondolo con motivi floreali. No, non dice più nulla. Non disprezziamo nulla. Ma a me questi ciondoli così, specialmente in estate, mi piacciono molto da abbinare anche a un outfit semplice. Poi, solito burro di cacao SPF 10 che papà mi ha portato il mio padre è agente di commercio per dentisti per un marchio specifico. È una ditta collaboratrice, spesso e volentieri si fa produrre di prodotti per le labbra. E poi li usano come omaggi giustamente per i clienti e me ne frego sempre uno perché sono buoni. Un sacchetto carino, non mi ricordo cosa c'è dentro. Questa cosa di aver conservato il tutto e aver perso traccia mi fa scartare due volte i regali. Molto carino come cosa, mi piace. Che cosa c'è qua dentro? Oddio. Orecchini per il secondo buco, me ne ero completamente dimenticati. Questi poi li avevo messi anche
per il matrimonio. Allora, glitterino piccolo 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 in rosa, non so se si vede. E questo invece è trasparente, molto carino. Poi avevo comprati anche altri. Oddio. Esci fuori, grazie. In azzurro. Molto carino. E li avevo presi da Siddhartha, un'argenteria, quindi un negozio che rivende argenti qua a Salerno, che ha anche delle cose abbastanza particolari e prezzi modici. In rosso, che misi alla promessa di matrimonio, e anche in verde, per sostituire il brillantino, l'orecchino del secondo buco, eventualmente con colori che si abbinano agli outfit. Perché al compleanno, sempre dell'anno scorso, il testimone di Marco e sua moglie, all'epoca sua fidanzata, hanno preso questa bella pochette. C'è anche il bigliettino. I bigliettini sono privati. Allora, e nella pochette rosa, bellissima, altri pennelli. Stata in questo periodo sta fortunata sui pennelli. Allora, ci sono sia viso che occhi. Allora, il pennello è fatto in questo modo: è rosa gold la parte metallica e questa plastica marmorizzata. Le setole sono rosa e bianche. Allora, un tagliato angolare per fard, fare il contouring. Li devo lavare. I prossimi giorni passerò le mattinate a lavare i pennelli, probabilmente. Poi, la pochette è troppo carina. Se andavo all'università la usavo come portapenne. Poi un pennello fondotinta a lingua di gatto, molto carino. Un po' più piccolino. Vediamo un po' che, oh, se riesco a tirarlo fuori. Ok, è un ventaglio un po' ammaccolato, però è un ventaglio molto sottile. Eventualmente un leggero contouring se si hanno delle terre un po' più scure, quindi riesci a fare il contouring ma non ti rimane la macchioluna. Io ne ho anche qua un altro che sto utilizzando in questo periodo, anche questo è molto 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 sottile, e la utilizzo con una terra che comunque è scurina ed è l'unico modo per evitare di fare un pastrocchio. Puoi usarlo per un illuminante. Sono molto comodi. Poi uno quasi tondo per le polveri, fondotinta. Un altro un po' più alto, un po' più a punta, sempre per le polveri del viso, ma anche fondotinte messo in modo leggero. Poi per gli occhi, sfumatura tonda, correttore, eccetera, illuminante, perché no? Angolato per l'eyeliner, le sopracciglia. La matita sfumata sopra, un ombretto a forma di a mo' di eyeliner per le labbra, che dove sostituire quello che c'ho ora, che era di Sephora, ha fatto tutte le setoline separate, ma non ne avevo uno così piccolino, quindi stavo continuando ad utilizzare quello, ma ormai è arrivato alla frutta, come si usa dire, quindi lo dobbiamo sostituire. Lo uso poco il pennello per le labbra, di solito
lo uso con, ecco, il rosso perché voglio essere più precisa possibile, però mi mancava uno piccolo a C per mettere l'ombretto, per far mettere l'ombretto sotto l'arcata. Anche le, no, le lighting un pochino troppo piccolo, però anche qua le lighting qua può andare bene. Uno a C un po' più alto, più morbido, più largo, con sezione un po' più piccola. Questo highlighting, sfumatura un pochino più sottile all'interno della palpebra, tipo quello che avrei avuto bisogno per questo trucco. Vabbè. Poi sono parecchi. Uno a penna molto piccolo, per sfumare l'ombretto sotto, per portare il colore nella piega in mo in modo molto preciso. E infine, questo è l'ultimo, una sfumatura angolato. Molto comodo, forse anche per il correttore, da provare. Ok, da domani sarò intenta a pulire i pennelli tutto il giorno. Opla, cosa ci manca qua? Oddio, cosa c'è qua dentro? Sì, sempre un regalo del compleanno, una confezione di Deborah, molto carina, rosso e in latta, e dentro c'è la matita 24 ore, la 251 dovrebbe essere la nera, matita occhi tenuta estrema, dovrebbe essere la nera, non la voglio aprire perché già ne ho una in funzione. E poi il mascara con olio di melograno e cheratina, 24 ore instant maxi volume nero. Mascara maxi volume istantaneo attivi rinforzanti. Anche questo non lo apro perché ne ho in funzione quello di Clio. Quando quello sarà finito, prenderò questo. Questo invece me l'hanno regalata altre due amiche, Margot e Anita. Basta, credo di aver finito. Non so quanto sia stato lungo questo video. Io spero che il mio aggiornamento sugli acquisti e sui regali ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su. Io nel frattempo ti ringrazio per avermi aperta e ti invito a iscriverti al canale. Il link lo trovi quanto con la mia faccia o giù nell'info box. Un abbraccio e alla prossima. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!